Buongiorno, salto la presentazione perché l'ha già fatta il signor generale. Io sono quindi al segreto di difesa quarto reparto, sono il capo ufficio che si occupa fondamentalmente di programmi spaziali. Quando parlo di programmi spaziali parlo di Cosmo SkyMed, OPSAT 3000, Sigral 3, che è il prossimo satellite per telecomunicazione su cui stiamo lavorando. Io vi volevo raccontare non tanto tutti gli aspetti più puramente tecnici, ma vi volevo raccontare un po' l'avventura della difesa nello spazio, perché si tratta di avventura che parte dalla definizione dei requisiti delle forze armate per quanto ci riguarda per la difesa, alla realizzazione di programmi e poi al lancio del satellite, e poi viene la parte più bella e più densa di contenuti, che è quella dell'utilizzo di questi sistemi, che molte volte salvano la vita dei nostri soldati in giro per i territori sperduti in cui alcune volte ci tocca operare con le forze di terra, che salvano la vita di quelli che invece si trovano per mare e supportano i nostri colleghi dell'aeronautica e anche dell'arma dei carabinieri, perché questi satelliti vengono usati veramente da tutti. Siamo al pieno utilizzo di queste piattaforme. E, dicevo, l'avventura inizia da molto lontano, inizia con i programmi Helios. I primi accordi furono a risalgono al 1987, poi ci furono i primi lanci nel 95 e nel 99, dei primi satelliti per l'osservazione ottica della Terra. A seguire arrivò Sigral 1, un'avventura che ci ha visto fianco a fianco con l'industria nazionale, realizzata completamente in Italia dall'industria nostra, ed è ancora lì che è in orbita, che fornisce servizi a noi delle forze armate italiane, ma anche alla NATO e ad altri partner europei, paesi chiaramente amici ed alleati che utilizzano i nostri servizi, fino ad arrivare poi all'osservazione radar della Terra con Cosmo SkyMed, che è la prima generazione, che poi verrà illustrata anche in maniera esaustiva dai colleghi dell'ASI, perché questo è un progetto duale che ci vede affiancati sul piano nazionale insieme all'Agenzia Spaziale Italiana. Lì è da dove siamo partiti, dove vogliamo arrivare? Abbiamo già in avanzata fase di realizzazione il sistema Cosmo SkyMed Second Generation. Siamo in fase zero per la realizzazione del satellite Sigral 3, che è un satellite per telecomunicazioni, che poi, di cui poi parleremo in maniera un po' più approfondita. E da non dimenticare che alle piattaforme spaziali corrisponde poi un segmento terrestre altrettanto impegnativo, sia in termini di realizzazione ma anche di addestramento, perché quei segmenti terrestri poi devono essere popolati da uomini in grado di operare. Si parlava prima del cambio del comandante del centro di controllo Sigral di Vigna di Valle. Beh, lì a Vigna di Valle controlliamo anche piattaforme spaziali, sia per telecomunicazione, la costellazione Sigral, e in un prossimo futuro, immediato futuro, controlleremo anche il satellite OPSAT 3000 di osservazione ottica della Terra. Il CIS che racchiude professionalità incommensurabili, ed è quello che il segmento terrestre per la parte Cosmo SkyMed attuale e Cosmo SkyMed Second Generation futura, ed è il punto di aggregazione anche per l'accesso di partner della difesa che vorranno utilizzare i nostri sistemi. OPSAT 3000 è un satellite, come dicevamo, per l'osservazione della Terra, ed è un satellite che va a integrare le capacità già acquisite nell'ambito delle cooperazioni internazionali con la Francia. Abbiamo parlato appunto prima di Helios. In termini di capacità di osservazione ottica della Terra, nell'immediato futuro, entro il 2019, questo sistema verrà anche affiancato dal primo satellite Cosmo SkyMed Second Generation, che invece
osserva la Terra con un sistema SAR. Verrà integrato subito dopo questo primo lancio, che verrà nel 2019, ci sarà subito il lancio del secondo satellite che andrà a integrare la costellazione della seconda generazione Cosmo. Il segretariato ha già avviato i necessari passaggi per continuare la cooperazione con la Francia in modo da utilizzare, avere la disponibilità anche dei sistemi CSO francesi. CSO sta per componente spaziale ottica, che è la nuova costellazione di nuova generazione francese di osservazione della Terra ottica. Quindi andremo comunque in parallelo integrando i nostri sistemi radar di osservazione della Terra con i sistemi ottici francesi più un sistema proprietario nazionale OPSAT 3000. Entrambi i sistemi, come dicevamo, sono aperti a cooperazioni con partner internazionali ed è di fatto la stessa vocazione di questi satelliti, che sorvolano il globo completando decine di orbite al giorno e che praticamente potenzialmente possono fare ben più che supportare semplicemente la difesa italiana. Per questo abbiamo l'apertura verso partner, amici e alleati, anche perché questo permette lo sfruttamento massimo della piattaforma e dell'investimento che la nazione fa su queste piattaforme. Tra l'altro, il sistema RA di osservazione radar della Terra italiano viene molto apprezzato anche dalle difese di altri paesi, e la testimonianza ce l'abbiamo giorno per giorno, sia io che i miei colleghi che hanno scambi con altre nazioni nelle bilaterali che normalmente noi organizziamo tra le difese. Cosmo SkyMed Second Generation, beh, è un programma molto ambizioso che ha dovuto affrontare importanti sfide. Si parlava prima dei Sentinel, la continuità, beh, questo è un problema che abbiamo anche noi con i sistemi Cosmo, cioè non ci possiamo fermare, tutto deve avvenire, il passaggio da Cosmo SkyMed a Cosmo SkyMed Second Generation deve avvenire in maniera trasparente, continuando ad operare e continuando a fornire i servizi che le nostre forze armate ci richiedono. Quindi la successiva sfida è la dualità. Noi siamo insieme, come dicevamo, all'Agenzia Spaziale Italiana. Questo satellite non è solo della difesa, non soddisfa solo le esigenze, i requisiti della difesa, ma già in fase di progettazione e realizzazione bisogna colloquiare e condividere i requisiti per poi arrivare a una piattaforma che li soddisfi tutti. L'interoperabilità con gli altri sistemi, parlavamo dei nostri partner, beh, i nostri partner devono poter accedere al servizio e devono poter operare in maniera soddisfacente, altrimenti non ci vengono, semplicemente. Quindi bisogna cercare di contemperare nei sistemi il sistema già in fase progettuale per far accedere, per consentire l'accesso di ulteriori utenti in maniera sicura, come si può immaginare, no? Cioè, se uno satellite di osservazione della Terra, se un'altra difesa di un altro paese vuole entrare, deve entrare in maniera sicura e in maniera esclusiva per la sua parte. Incremento delle capacità, dicevamo che tutto deve avvenire in maniera molto integrata, quindi guardando al passato, ma con incrementi tecnologici, e quindi bisogna guardare anche al futuro allo stesso tempo. I miglioramenti che avremo su Cosmo SkyMed Second Generation sono importantissimi. Avremo dei miglioramenti in termini di qualità, in termini di polarizzazione, cioè avremo l'utilizzo di polarizzazioni multiple, anche quadrupole. Il satellite sarà molto più agile di quello che erano i satelliti della prima generazione. E poi c'è tanto altro, non lo dico non per questione di segretezza, semplicemente perché ci sono tante altre cose di cui si potrebbe parlare, ma chiaramente i tempi sono ristretti. Abbiamo un sistema di trasferimento dei dati a terra molto più capiente, perché aumentando le dimensioni delle immagini noi dobbiamo avere pure la possibilità poi di scaricare le immagini, perché se rimangono a bordo del satellite non sono molto utili.
e via dicendo. Quindi chiaramente queste ricadute si ripercuotono sul centro interforze di telerilevamento satellitare, cioè noi dobbiamo continuare a gestire i satelliti di vecchia generazione, proporci con i nuovi satelliti di nuova generazione, formarci, perché i nuovi satelliti avranno capacità che noi non conosciamo, e quindi questo è molto, una sfida molto, molto difficile, molto impegnativa da superare. Tra l'altro, all'aggiunta delle piattaforme nuove si aggiunge anche nuova tecnologia e nuova expertise necessaria per gestirla, quindi si può immaginare che lo sforzo è notevole. Questi sistemi quindi devono permettere l'accesso da terra a tutti i sensori che abbiamo disponibili, quindi sia di osservazione ottica che di osservazione radar della Terra, devono essere espandibili e interoperabili con gli altri sistemi. OPSAT 3000 è stato lanciato nel 2017, è frutto di una cooperazione più estesa con la difesa israeliana, e sul piano industriale la nostra industria nazionale dello spazio è prime contractor, come subcontractor chiaramente c'ha a IAI, che è l'industria che poi ha realizzato la piattaforma satellitare. Il controllo avviene attraverso la difesa, e il centro di gestione e controllo SIGRAL sta ancora in questa fase sta completando la formazione del personale che poi consentirà di controllare il satellite in autonomia. Gli obiettivi della missione chiaramente sono quelli di una missione di osservazione della Terra. Passiamo un attimo velocemente alla parte delle comunicazioni. Questa è la costellazione SIGRAL. La costellazione SIGRAL è, diciamo, SIGRAL 1 è ben oltre la sua vita operativa, sta ancora lì e fornisce servizi. SIGRAL 2 è il nuovo arrivato insieme a Atenafidus. Questo SIGRAL 2 Atenafidus è frutto di un programma internazionale che ci vede cooperare con i francesi per la realizzazione di queste due piattaforme. Ognuna delle due ha a bordo payload francese e payload italiano, cioè per noi dal punto di vista capacitivo queste due piattaforme sono un'unica piattaforma, nel senso che quello che potevamo mettere su un'unica piattaforma abbiamo deciso di metterlo su due piattaforme, e reciprocamente i francesi, e oltre alla difesa dei rispettivi paesi c'è anche la cooperazione e l'utilizzo del satellite da parte delle agenzie spaziali francesi e italiane. In realtà l'agenzia spaziale francese CNES ha partecipato nella fase di realizzazione, ma non possiede payload sul satellite Atenafidus, mentre l'agenzia spaziale italiana ha payload di proprietario su Atenafidus. Quindi sulla Atenafidus diciamo ci siamo tre attori: la difesa italiana, la difesa francese e l'agenzia spaziale italiana, mentre su SIGRAL 2 ci sono solo le due difese, italiana e francese. Queste sono le capacità che offre. Mi volevo soffermare semplicemente sulla parte UHF. Mi viene solo per ricordare 2 minuti. Mi volevo solo soffermare sulla parte UHF, che è il nostro fiore all'occhiello nazionale, sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista militare, come capacità satellitare per telecomunicazioni. Il nostro futuro, diciamo, vede SIGRAL 3. SIGRAL 3 lo stiamo pensando come un satellite per telecomunicazioni, che però sfrutta al massimo gli sviluppi del programma dell'ASI Mirror GovSatcom. Quindi l'idea è quella di lanciare, si sta pensando di lanciare due piattaforme satellitari anziché di medie dimensioni come i SIGRAL, di piccole dimensioni, cioè utilizzando quindi il bus che sta sviluppando ASI nel programma Mirror GovSatcom. L'idea è quella di poi lanciarlo con il lanciatore Vega. In questo modo si vuole supportare anche l'industria nazionale, riportando la manifattura di queste carrozze e di queste piattaforme in Italia, visto che nella Space Alliance le piattaforme medie non le realizziamo noi, ma le realizzano i nostri colleghi francesi. Quindi noi andiamo a integrazione sul segmento spaziale, coprendo la parte su un bus come Italia. Quindi questo è il progetto, diciamo, di massima. Io ritengo che la difesa abbia realizzato dei programmi di successo nello spazio attraverso questi tre punti principali. Questi sono stati i fattori, secondo noi, che hanno dato il valore
alle nostre piattaforme e sono la cooperazione internazionale, perché ha portato a conoscere, ha portato la conoscenza delle capacità nazionali all'esterno del nostro territorio e ha dato anche la possibilità di scambi, che abbiamo visto prima. Io ho il SAR molto efficiente, vado dai francesi e vado a chiedere l'ottico, visto che loro hanno un ottico efficiente, quindi per noi è fondamentale quello, e per la nostra industria ugualmente. La dualità con l'ASI, con l'Agenzia Spaziale Italiana, e questo, tutto questo, diciamo, questo sistema ha permesso di valorizzare anche l'industria nazionale, visto che i prodotti in termini di payload VHF e SAR per l'osservazione della Terra sono prodotti di nicchia che sviluppiamo in Italia e siamo bravi a farlo, e questo l'abbiamo dimostrato in più di un'occasione. Sono disponibili per eventuali domande e io avrei concluso.